Buonasera ragazzoni, buonasera. Eccoci qua. Vediamo se funziona. Ok, ci siamo. Buonasera raga, buonasera. Aggiungiamo un po' di tavoli a caso stasera. Tutta sera, sera, sera. Ok, no, meglio questo, meglio questo, meglio questo. Oh là, eccoci qua, raga, tornati per il nostro appuntamento che non manca mai, ormai da quasi più di 6 mesi. Siamo sempre qua, raga. Il giovedì si gioca. Allora, buonasera. Vediamo se funziona. Allora, giusto, giusto, giusto. Ok, no Instagram, ci serve il buon Facebook che ancora vive. Allora, Grindr, Grinders, ci abbiamo un po' di mani, mi metto a tavolo 3. Secondo me è il più quotato. Ok. Allora, board interessante. Lui è 76x. Diciamo che qua potrei anche cercare back range. O puntare range. Non sono sicuro, raga. Cercherò il range e poi valuterò. Qua t'hanno una 2-pair. Lui può avere dei flush stile Dama Jack Suited, Asso Jack Suited, Asso 5 Suited. Però è ancora molto forte questa mano per continuare. E boh, il river è interessante, sai. Il river è un po' interessante. Lui può avere mani tipo Asso K, K-Dama. Abbiamo value con questo K-Dama? Forse sì. Forse si può avere K-Dama. Io penso che poi il value me lo shove in generale. Cioè, cosa deve cercare back? Qua andrò for value, raga. GL. Ok, nell'altro tavolo abbiamo perso una mano. Però ripartiamo subito. Buonasera, raga, buonasera. Allora, ok. Ok, ho cercato back al turn, anche se questa mano me la segno perché in realtà non so bene com'è che debba continuare al turn. E anche quella con dove è cascato il monotone con range abbastanza stretti, MP versus button versus MB. MP, raga, scusate, ma oggi sono un po' stanchino perché comunque sto giocando parecchio ultimamente. Sto facendo un sacco di cose e mi trovo un po' in difficoltà. Allora, tavolo 2. Ciao Rosario, grazie mille. Grazie, brother. Qua andrò a chiamare con Gutshot e mi si apre Double Belly. Beh, Double Belly ci si apre open ended. Diciamo che questa al turn è una buona mano per iniziare a bluffare. Al flop abbiamo tutti 9-9, K9, 5-5, K5 suited. Possiamo avere 8-8, possiamo avere 9-8, possiamo avere K8. Insomma, di nut su questo turn possiamo averli. Tavolo 1 credo di foldare questo Jack 8 suited, comunque abbastanza close. Ok, contro 3x, contro un 40%. E tendente al fold. Ok, tavolo 2. Jack 10 suited apriremo, ma anche meglio direi tavolo 4 asso dama suited. Ciao Fabio, buonasera. Ok. Ah, questo è un board che comunque
itta bene il nostro range, possiamo avere 2K, 2 jack, 2-9, possiamo avere dama 10. In generale è un board dove giochiamo bene, andrei a civettare 100% anche in 3-way, insomma. Abbiamo dei backdoor per il nut, abbiamo gutshot nel 10. In generale non ci dispiace. Su questo turn manteniamo quel vantaggio di mani tipo asso K, però lui può avere K-Jack, può avere Jack 9. In generale credo che questa mano giochi bene come check, probabilmente. Non sono sicuro, in realtà non abbiamo pochissimo showdown value contro delle mani stile asso 10, probabilmente basta. Però non credo sia anche una buona. Non sono sicuro. Asplayed comunque a river foldo. E al tavolo 1 qua abbiamo. Tavolo 3, scusate. Abbiamo difeso una c-bet flop. È andata check check al turn e river. Andremo a checkare. Ok. Oh, scusatemi, tavolo 1, K9 suited. È una combo che tribetto ad altissima frequenza. E andremo a tribettare questa volta. Buonasera, raga, per chi si connette, buonasera. Qua al tavolo 4 abbiamo due donne. E andremo a fare una 4-bet di 25 e 50. Realtà andrei a fare quasi 3x qua. Oh, qua purtroppo mi ha foldato. Questo è un tavolo che si può anche quittare, insomma, sono due reg e basta. Ovviamente il piano qua è di 4-bet bloccare contro Dario, ci riusciamo molto spesso. Vabbè, qua c'è poco da dire, lui c'ha 15 bui. Andremo sicuramente all-in. Mi viene in mente se cerca di provare a cercare back per far rittare qualche mano stile Jack 10. Beh, Jack 10 comunque paga, no? Io penso che qua si possa stare lo shove, perché tanto andrà a chiamare praticamente tutto il range. Vinciamo. Al tavolo 2 invece abbiamo aperto da button. E abbiamo civettato il flop al turn, ho sbagliato purtroppo. E ho puntato su questo turn che in realtà non dovrei bettarlo così ad alta frequenza. Specialmente con questa combo non dovrei bettarlo. E purtroppo ho missato lo spot, raga. Poco male perché. Ok. Ci sono mischi che costano di più, insomma. Ok, apriamo 8-9 suite. Abbiamo un attimo. Ma qua direi che la move è abbastanza facile. In realtà non è così. Questo è un board che lui può aver rittato tipo 9-5, 9-4, 5-4. Questo K è buono per il nostro range. Non mi dispiacerebbe far qualcosa tipo un terzo pot. Andrò a fare un terzo pot. Vediamo un attimo. Insomma, pushiamo equity a degli assi X. Ok, allora. Non giochi su altre piattaforme tipo PS o iPoker, gioco su. Aspetta, scusami, no? Tavolo 3, qua andrò a civettare. Gioco su 888 e su. Peoples. Stop. Stop. Ok. Qua abbiamo civettato un terzo. E al turn, in realtà, il jack può avere. Può aver hittato alcune nostre mani che bettano al flop tipo dama 10, asso jack, suited, jack 10, ma allo stesso tempo può avere anche
hittato il nostro avversario con mani tipo sempre dama 10, jack 9, jack 8, asso jack as well. Quindi non mi dispiace. Tavolo 1 abbiamo 9 3-bet contro Milan Martire. Al tavolo 4 abbiamo 9-8 suited, dove andremo a. Andremo a mixare questo 8-9. Questa volta chiameremo. E cercherò. Scusate, raga. Allora, lui utilizza 2/3 pot. Non penso ci sia troppo da ragionare qua. Andremo a fare call. E il turn non è così male. Webcam è un po'. Ok, sì, è un po' di merda. Oh, perfetto, perfetto. Ma diciamo che qua al turn comunque abbiamo gutshot. Scusate, abbiamo open-ended. Non vedo troppi bluff. Comunque credo sia uno spot abbastanza underbluffato da parte dei nostri avversari. Detto questo, non penso di foldare. Anche in uno spot underbluffato. Vinciamo, quindi in realtà. Può avere K-Dama, Dama Jack. Asso 7 suited, sì, può averlo. Tavolo 1, abbiamo K10, andremo a difendere. Dobbiamo aprire un altro tavolo, in realtà. Ok, difendiamo dal BB. Questo è un turn che andrei a ceccare abbastanza spesso. Dipende un po' dalla strategia che ha il nostro avversario. Ci sono player che ceccano back range, c'è persone che bettano range, persone che mixano. Lui in realtà non lo so cosa sta facendo in questo board, ma non mi sembra uno spot così PEV per noi, eh. Detto questo, difenderò al turn. E con sto K10 qua andrò a bleffare. Che ne dici di lidare su questo board? Non penso di lidare. Mi faccio le domande da solo, scusate raga. Andrò a foldare qua, credo. Mattiamo poco e niente con questo 10. Mettiamo dei bluff naked, ma non è che ne vedo troppi, insomma. Tavolo 4, abbiamo civettato, abbiamo aperto pre, abbiamo spot BVB, abbiamo aperto 3x call, civettiamo flop, civettiamo turn. River, questa dama, io andrei a check foldare in generale al turn, quando mi chiama là è abbastanza stretto il range del nostro avversario, sì, con i K bloccheriamo dei top, il top range stile K-Dama, ma non credo sia così importante. Allora, 5-5 qua difenderemo una 3-bet, raga, purtroppo sono un po' stanchino. Stacco queste luci qua che mi spaccano, ma tanto. Ok, qua su sto 2-2 abbiamo difeso 3-bet. Allora, ok. Guardate raga, un secondo la finestra, che parlando sembra un caldo. Ok, qua andremo a checkare, purtroppo al tavolo 3.
Non è che la vedo così bella. Cominciamo. Ok, raga. Si sente bene, raga. Vi vedo spentissimi. Siete al mare? Siete tutti al mare? Siete tutti in vacanza? Super spenti oggi. Tavolo 1, andremo a civettare il rango e al tarn. Boh, al turn io cercherei questa mano qua. O forse no. Non lo so, raga, non sono sicuro. Andrò a bluffare con questa mano. Tavolo 2 contro Gelluk. Boh, metto il call, ma non sono sicuro. Forse è un brutto call, non sono sicuro. Ok, allora tavolo 1, raga, abbiamo hittato un bel pezzo. E va bene. Andremo a fare bet. Andiamo a fare un buon bet. Apriamo anche questa aria condizionata qua. Ok. Due jack, raga, andiamo a trivettarli. Comunque devo smettere di dir raga perché lo dico 800 volte a stream, quindi forse dovrei non dirlo più. Ok, trivettiamo e ci mettiamo range su questo board. Ok, allora lui devo dire che dalle mani che ho folda parecchio le 3-bet, quindi qua in realtà c'è un range abbastanza stretto. Probabilmente questa è una mano che andrei a checkare. E al river quando snap checka io value bet con sto jack-jack in realtà, da mani stile 10-10, 9-9, queste mani qua. Ok, quando snap folda penso che abbia qualcosa tipo asso K su jack suited. Ok, aspettate. Ma raga, non si sente veramente? Che sta succedendo? Ah, ok. Tavolo 4 abbiamo difeso un open.
Ok, ciao Matte. Buonasera. Allora, vediamo. Ok, sì, funziona tutto, raga. Tutto funzionante. Su 7 off andremo a difendere. Andremo a foldare qua. Questo avversario mi ha 3-bettato con size small. Sto su T off andrò a difendere. Anche se è una abbastanza tight dalle mani che abbiamo. Qua il flop c'è poco da fare, insomma, andremo a difendere. Con questo asso 10 al turn vado a ceccare. Probabilmente contro uno abbastanza nitti qua, posso anche ceccare delle mani tipo asso dama, che in realtà andrebbero sempre puntate for value. Ma non sono sicuro di questa mia affermazione. Detto questo, quando la mano va check check a river mi trovo con quest'asso X, che secondo me deve value bettare. Anche con kicker basso. Credo che il suo checking range al turn possa ancora essere qualcosa di accettabile, ma quando checka river poi lui non ha mai value. Non arriva mai after check turn a river con after check river. Credo che nel suo range non ci siano tante mani di valore. E ok. Rosario, lo so, è proprio, sono macello, mi dispiace. C'hai proprio ragione. Purtroppo è ormai l'abitudine che mi devo togliere. Me ne devo togliere. E allora non dirò più, non lo dirò più, non lo dirò più. Parlerò solo in generale. Parlerò in generale. Ok, al tavolo 1 qua abbiamo difeso. Madonna, guarda questo cosa fa, dai. Ma come si fa, dai, a giocare così? Cioè, ma guardate. Vabbè, si vede anche di peggio. Boh, cosa facciamo qua? Per me è close. L'ultima mano cosa ha fatto questo Baraha? Ha foldato sempre, dai. Mettiamo sto fold di 38 bui. Tavolo 1 andrò a ceccare con poche aspettative di vincere, però tanto che devi fa. Con quel 3-3 c'è poco da fa. Tavolo 4. Apriamo. Ok, beh, in realtà c'è, cioè, questa è una texture che ci metterei in range. C'è da dire anche che con asso, avere un asso e un 10 blocca parecchio del suo calling range. Però ci sono ancora dei flush draw, K-Dama, Dama Jack, le mani ancora ci sono tutte, quindi andrò a puntare. Detto questo, una volta che punto al turn, beh, c'è poco da fare. For value, insomma, comunque può avere degli assi dama, asso jack, magari non tribetta. E speriamo in una blank. Il river non è una blank, anzi è un po' una carta di merda, perché fa chiudere tutti i flush che può avere e anche dei 6x che ha. Quindi andrò a cercare back. Anche se posso perdere value da mani tipo asso jack. E
e Asodama, però andrò a cercare Beck. E voilà. E voilà, ah, raga, scusatemi, laddo. Cazzo. Tavolo 1, abbiamo difeso una 3-bet. E al flop andremo a cercare Beck. Questo flop che contiene un asso. E al turn qua io difendo perché alle volte voglio anche bluffare il river in caso di suo check. E abbiamo flush draw. Qua non credo di voler bluffare. Ciò detto, vedo pochi bluff nel suo range in realtà. Però andremo a cercare Black. Bah, ci siamo trovati bene. Ci siamo trovati bene. Magari a volte la K-Jack mani di questo tipo. Sei andremo a civettare. Range qua è small blind contro button. Questo asso cercherò alta frequenza, specialmente con questa combo. Non so, potrebbe magari anche essere bettata sta combo con la picca. Non lo so, non è uno spot in cui sono così sicuro di questo sei, di cosa fare con questo 6-6. Cercherò e niente, give up però. Battiamo comunque ancora qualche mano, tipo asso 5, 5-4, 4-4. Vabbè, raga, qua abbastanza chiara questa place. Boh, tavolo 1 per me è close. Fa una size veramente piccola, però qualcosa devo anche foldare. Sto 9-9 qua. Purtroppo mi ha foldato, raga, cazzo. Ma volevo difendere, non volevo foldare 9-9. Allora, Rosario mi chiede, generalmente sono per la difesa strenua dei bui. No. Cioè, dipende cosa intendi per strenua, insomma. Sono per una difesa abbastanza bilanciata, ottimale, insomma. Non troppo. Non è per una difesa giusta, ecco. Ma boh, isolato, questo mi ha fatto l'impollin qua andremo dentro, ma senza troppe aspettative. Diciamo che dipende dalla posizione che affrontiamo, ma in generale credo che overall possa tribettare da BB un 10%, 11-12 e difendere un 40 totale 45 credo. Adesso non ti posso dare numeri così precisi. Scusami, no, non difendo 40%, difendo il 60% o forse qualcosina di più con dentro anche la 3-bet.
Poi dipende ovviamente che la size che contro cui ci troviamo con, cioè la size di apertura del nostro avversario, più piccola è, più noi possiamo difendere matematicamente, con quale range sta aprendo il nostro avversario, quindi più è piccolo il range e meno dobbiamo difendere perché lui può avere delle mani forti, delle mani forti, sì, diciamo così. Allora, qua abbiamo il nostro jack, apriamo. Veniamo tribettati e questa mano la folderemo abbastanza tranquilli, sereni. Ok. Ma no, cioè non... No, non sono per la difesa ossessiva, no, 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 Rosario. Per una difesa, diciamo... Passivo-aggressiva, dai, diciamo così. Passivo-aggressiva. Spariamo termini a caso. Oh, cavolo, qua ho sbagliato la size di open. Qua abbiamo difeso da small blind e questo è un board che ci piace. Quindi lo cibetteremo. Questo lo tribettiamo in frequenza, questa volta non lo andremo a tribettare. Scusatemi. Ok. Raga, scusate, ma alzo un attimo. Che veramente tutto il giorno che sto qui qua. Faccio un po' di stretching. Allora, Rosario mi chiede cosa che sta notando ultimamente si sta rifacendo la Limp Strategy. Cosa ne pensi? Penso che sia una bella cagata. Ma proprio una bella cagata, cioè non è una, dici, una mossa che vabbè, toh, ci può anche stare. No, proprio una cazzata. Per alcuni motivi. Uno è che se giochi Micro Stakes a fare Limp paghi Rake. Quando limpi paghi rake automaticamente. E secondo, poi ti vai a mettere in delle situazioni, in dei rami di un albero che sono difficilissimi da gestire e che secondo me neanche i migliori player al mondo faticano a gestire. Cioè, gestire un limp raise, gestire un limp call e al flop devi check raisare, devi fare. Cioè, non è facile. Non è una cazzata, raga. Anzi, è molto difficile. E qua contro questo qua mi vorrei ammazzare questo 9-9. Difendiamo giusto per così. Contro gli UFU. Ma cosa può avere? 8-9, può avere 9 jack. Qualche bluff lo può avere. Purtroppo ho finito time bank, raga, mannaggia. Qua o c'ha 10x o c'ha 10x o meglio o bluff. Non credo che tarni dei pezzi di board
su quel river là con quella Sainz. Forse devo fare colla, non sono sicuro però. No, no, lasciate perdere la limping strategy, raga. Giocate, già non è facile giocare la PvP 3x. Comunque deve essere mixata, dovete gestire delle frequenze mixate, insomma. Non è facile. Poi se in alcune situazioni magari avete purtroppo qua, che cazzo ho fatto? Ok. Ecco, sbagliato. Qua abbiamo cibettato flop, andremo a cercare il turn. Il flop comunque ancora battiamo parecchie mani, tipo asso 10, asso dama, asso 9. Ok, 5-3. Poi chi la usa, boh, ci avrà i suoi motivi, eh. Sì, ma non ha tanto senso Rosario, cioè, non la cioè, è difficile anche per quelli che giocano No Limit 2000. Figurati se un player al No Limit 100 è in grado di eseguire una limping strategy correttamente, cioè. Ma puoi fare, giochi un po' a caso, poi post flop e vedi cosa esce, insomma. Qua non mi sto a fare vedere la mano, raga, scusatemi. Oh my god, lei. Ok. Folderò su questo river. Ok, qua difendiamo una 4-bet di 2x e contro un range che non conosco, ma che assumo sia abbastanza stretto. E su questo board andremo a check foldare, anche se abbiamo 10-10, abbiamo 8-8, 6-6. Questo è un buon tavolo. Ok, allora, questo turn è interessante. Perché? Perché forse con K-Dama noi vogliamo andare a fare qualcosa di questo tipo. Vogliamo bluffarlo questo K-Dama? Su questo 10x qua, quando mi snappa il turn vorrei solo morire, eh. Perché qua non so che cazzo mi può fondare. Blocco rosso K, asso dama, non lo so, raga. Give up, non sono super sicuro. Sì, ma ci sta anche pushare river. Potevo anche mixare al river push, non sono sicuro. Comunque, quello è un turn che una volta che il nostro avversario checka dietro, probabilmente dobbiamo aggrare in modo aggressivo. Cioè, dobbiamo puntarlo a frequenza alta, dobbiamo giocare abbastanza aggressivi su quel turn, visto che abbiamo 10-10, abbiamo asso 10 suited, abbiamo 8-8. Però quando il turn mi snap call, non sono sicuro. Andrò a rivederla comunque come mano. Perché lì abbiamo tutti K-Dama suited, abbiamo tutti Dama Jack suited, insomma ha fatto una 4-bet di 2x. Quindi abbiamo range abbastanza largo. E dobbiamo stare attenti a bluffare. A bluffare ogni river, insomma. Perché al turn probabilmente li puntiamo tutti.
Ok, abbiamo 7 viewer su Twitch, che saluto. Saluto tutti, anzi, saluto tutti. Damof da Big Blind contro 3x e tutto il tavolo che chiama. Direi che andrò a fare colla. Ok. Andrò a foldare 4-way contro questo player. Anche se abbiamo dei backdoor, comunque non mi fa impazzire questa situazione. Al tavolo 3 abbiamo K dama offsuit. Andrò a cercare questo flop. E andrò a fare bet qua con K dama off. Con il K di fiori. Possiamo avere 5, 4, 6, 6, mani stile 2-2. E river andremo a fare all-in. Anche se lui può avere due assi, può avere due K, può avere anche asso donna suited, forse sì, però cioè è una mano molto forte, insomma. Eh sì, ci sta. Ci può stare che ha due assi che gioca così. Ma non penso ci sia troppo da fare, insomma. Qua abbiamo difeso una 3-bet e è andata check check flop, è andata check col turn e river stiamo valutando, cioè sto valutando sulla sua giocata. Aspettiamo, e qua wow, tavolo 3 andrò a forbettare con asso 10 suited. Ok. In realtà in questa mano prima dove avevo K dama ci sono poche mani da cui prendo value. Se ci pensate. Perché da cosa posso prendere value? Da Jack Jack? Da Dama Jack? La dama 10, da 10-10, però non lo so, insomma, non credo che sia una giustificazione valida poter fare un check back così. Allora, qua abbiamo aperto e su questo flop andrò a civettare. Il turn credo di andarlo a bluffare con il 10 di quadri. Ok.
Allora, Davide scrive: ma River, speri che ti chiama, cosa speri che ti chiama da sotto? Jack non mi convince, io avrei fatto small bet e fallato. Sì, dopo lo dico se ascolti. In realtà non c'è troppo che mi chiama. Però una small bet l'andrei a fare. Boh, probabilmente può funzionare contro il recreational play. Ma in generale questo è un reg abbastanza scarso. Non credo sia così troppo sbagliata la mia move, insomma, cioè. E poi, cioè, il pot era di 50 bui, lui aveva 50 bui dietro, no? Aspetta, quant'è che era? Sì, più o meno sì. Puntare piccolo per poi foldare, insomma, mi sembra un po' una cagata, ecco. E qua con Assotto suited. Ho finito il time bank, ok. Non è una mano clear sicuramente quella, Davide. Non credo che però ci siano troppi motivi per non shovare e non credo neanche che ci siano troppi motivi per per adottare una strategy del tuo che tu hai consigliato, quella di puntare un terzo e di a volte checkare back e di foldare a un raise. Arriverà alla fine i soldi comunque. Quando casca quella run out, a meno di info proprio incredibili. Può aver giocato così anche una mano tipo 10-10, 9-9, eh. Ma io mi preoccupo più che di quello che ha lui, in realtà di giocare il mio range lì. Mi trovo con una mano che. Una mano con cui sono praticamente al top del mio range, quindi l'andrò a shovare di conseguenza. Qua ho tribettato contro cutoff, contro 4bet andrò. Allora, ciao Cristian, quando un'avversario ti snappa lo interpreti come debolezza, se appunto non dovrebbero dartelo a vedere, oppure un segno di debolezza ti faccio credere di essere messo bene. Allora, questione timing dipende tanto perché ci sono alcuni giocatori, tipo specialmente i regular, che possono randomizzare il timer, insomma, possono anche. Allora, qua difendiamo sto K-dama. Dipende, Cristiano. Ogni tanto il timing può avere può avere un senso guardare il timing di una giocata, ma è molto più importante concentrarsi su ragionare sul proprio range e sul range del tuo avversario. E poi è vero che in alcune situazioni, in base al timing, tu riesci ad escludere porzioni del suo range. Quindi non ti voglio dare una risposta generale perché non c'è. Qua al flop io credo che al turn ancora possiamo estrarre value, non sono sicuro. Non mi dispiace cercare back anche perché è una mano che non necessita di protection. Tranquillo Davide, tranquillo, no, ma ci può, come strategia, insomma, che hai consigliato tu, ci può anche stare. Però ecco, non è niente di che. Beh, qua va bene così. Abbiamo perso, tra virgolette, poco. Beh, allora Christian, in alcune situazioni tipo contro veramente gente scarsa che non sa giocare, allora il timing può avere un senso perché molto spesso se c'è flush draw terra al flop, c'è un progetto di colore, tu punti, il tuo avversario ci mette un po' per chiamare,
Solitamente non ha flash throw, non ha progetto di colore, perché con progetto di colore chiamerebbe molto velocemente. Potrebbe essere un thinking process, un ragionamento. Quindi magari puoi al turn, una volta che ci pensa un po', puoi escludere su un turn che chiude progetto di colore, puoi pensare che lui non abbia mai colore. Può stare contro alcuni player scarsi, contro player già di livello un pochettino superiore, non puoi più farlo questo ragionamento qua. Perché possono andare a magari a chiamare un progetto di colore aspettando qualche secondo, insomma, aspettando anche 10 secondi. Io solitamente mixo il timer. Qua non vi ho fatto vedere la mano, ma è River, andrò a foldare questo 2x. Oh, cazzo. Cazzo. Raga, è stato un piacere. Vi saluto perché oggi sono abbastanza stanco. Ci vediamo alla prossima diretta. Io vi ricordo che su YouTube trovate tutti i miei video che sto facendo per Grindrlab. E se volete scrivervi su Facebook, insomma, ogni giorno la pagina posta contenuti di poker, mani giocate da professionisti. Video su YouTube, potete anche scrivere delle domande che avete, insomma, è una community, quindi se siete interessati a migliorare, insomma, a confrontarvi, è il posto che fa per voi. Io vi saluto, raga. Un bacione. Ciao, Grinders.